Green Day che avete potuto ascoltare tra l'altro proprio di recente dal vivo a Milano, quindi se nell'ultima settimana nella zona di Roma avete sentito un po' di casino erano proprio i Green Day con Billy Joe che se la cantavano alla grande. Tra l'altro quindi è stata una data quella da non perdere, ci saranno delle date in futuro da non perdere. Noi siamo qua per consigliarvene una, giusto Danilo? Sì, ma non so quale. Il 22 giugno. Quale? Cos'è che c'è? Allora, praticamente, premessa, l'anno scorso, nel giugno dell'anno scorso, quindi 2012, ci fu un evento nella periferia milanese che si chiamò Notte Magica. La Notte Magica! Tanto è proprio da giostre queste. Sì, infatti, emozioni, tagada. Comunque sia, l'anno scorso era la seconda edizione. Quest'anno ci sarà la terza edizione e noi siamo qua appunto per proporvela. Esatto. Di cosa si tratta? Anzi, facciamo così, facciamolo dire proprio da colui, il pensatore. Uno degli organizzatori. Allora, abbiamo con noi... Sono Ivan. Ciao Ivan. Ciao Danilo, ciao Gianluca. Da quanto tempo è che non... Ah no, quella è una delle novità dell'ultima puntata è che ci potete anche vedere in webcam. Abbiamo finalmente sistemato il microfono in modo che ci possiate vedere in maniera decente. Non ti nascondere, vieni, Ivan, vieni qua, non essere timido. Sì, non provo la videocamera. Allora, guarda, lasci la webcam. Ma che falso, è stato lì a fare le facce fino a 2 minuti. Comunque sì, allora raccontaci un po' che cos'è questa notte magica. Anzi, allora, che cos'è questa la notte magica? Che cos'è la notte magica? La notte magica è un evento sportivo che dura tutta la notte del sabato 22 giugno a Vimodrone, dove ci saranno 400 atleti che si sfideranno in vari sport, che sono basket, calcio, calcio a 5, calcio a 7 e pallavolo femminile. E in più ci saranno due fantastici ragazzi che presentano un programma che si chiama Tropical Podcast, sì, giusto? Ma che si chiamano Gigi e Dan, che presenteranno appunto la serata. No, effettivamente Gigi Dan, anche a me. Abbiamo detto che era un po' la stronzata, però tu ci vuoi ricordare così? Sì, se no, voi siete nati, io li conosco da tanto tempo. Quindi. Gigi e Dan. Gigi e Dan. Di quelle cose che ricordi e sei quasi commosso. E niente, praticamente ci saranno questi due ragazzi, bravissimi, che presenteranno lo spettacolo di un comico di Zelig, famosissimo, che sarà Max Pisu. Tarcisio! Special guest Tarcisio. Esattamente lui. E praticamente questi due ragazzi presenteranno la serata, animeranno un po' la situazione con vari giochi d'animazione. Quindi ragazzi, dal 22 di giugno a Vimodrone, diamogli il 22, non il 22. No, perché dal 22 finisce il 23. Il 22, dal 22 giugno al 23 giugno. Perché allora finisce la mattina del giorno successivo. Quindi ricapitolando, ci saranno tornei che partono indicativamente per le 7-8 dalle di sera. 19, sì. Ok, ci saranno spettacoli quali la partita Italia-Brasile, sì, e Max Pisu, poi ci sarà una lotteria con vari premi. E poi insomma attività per tutta la famiglia, non solo per atleti, insomma. Bravissimo. Esatto. Tutto anche... Ma insomma, è arrivato appena un messaggio che ho scritto ma fig ce n'è, non so. Un po' di figa qui, penso, non so a cosa si riferisca. Pare di sì, perché il torneo di pallavolo. Tra l'altro io ero presente proprio al momento dell'iscrizione di una squadra di pallavolo e devo riconoscere insomma che ce n'è. Non lo erano. Ivan, gli è appena arrivato un messaggio che sei disiscritto a una squadra di pallavolo. Insomma, va se bene. Siete una squadra di pallavolo e ci sta ascoltando e volete partecipare a questo evento, non potete. C'è un minimo di iscrizione, diciamolo, perché... Ah no, però le squadre ormai sono... È a posto! Adesso venite a guardare, perché è bello guardare lo sport. Io vorrei soltanto fare un annuncio, dato che presenziavo anch'io, insomma, la seconda edizione, quindi quella dell'anno scorso, l'ultima, vorrei invitare a non venire alla mamma di Mone, perché se no si ruba tutti i premi come l'anno scorso. C'è stata sta lotteria, che sembrava una roba un po' pilotata, dove lei ha vinto tutti i premi. Un po' tutto pilotato, tutti... Sì, sì. Com'è possibile questa non cosa? Si dicono queste cose. Ma ti dirò. No, esatto. Non è vero comunque, diciamolo, non è assolutamente vero. Però diciamo, la cosa strana dell'anno scorso è che lei ha vinto tipo 3 premi su 2. Ha vinto il primo premio della lotteria. No, 3 premi su una... Comunque, potete chiedere a chi è venuto l'anno scorso, ci siamo divertiti tutti, è stata veramente un'esperienza bellissima. Quest'anno speriamo di ripeterci e non, se non di più, insomma, dobbiamo fare ancora molto di più. Tra l'altro ci sta filmando Giulia in questo momento, che salutiamo, quindi questo video andrà anche sul web, va sì, bene? Sì, però io volevo fare una cosa, potevo invitare a pranzo Giulia, perché mi è dispiaciuto quando diceva che era a pranzo da sola. Va bene, allora dopo facciamo... Andare in Spagna pranzo in Spagna. Giulia, facciamo un pranzo io e te, magari anche per te. Dopo diamo una carezza a Giulia. Va bene. Dai, andiamo con la musica. Allora ragazzi, il 22 giugno, la notte magica, Vimodrone, cercatelo su Google Maps se non sapete dov'è. E intanto un po' di potere, quello di Will.i.am con Justin Bieber. La notte magica.